Questo Di Battista è un uomo molto per bene, mi ha colpito, si vede che è stato catechista. Lei ne sa qualcosa, adesso parliamo di inchiesta su Maria. Da cosa si vede? Si vede dalla semplicità alla quale riduce i problemi. Lei gli ha fatto delle domande anche complesse che lui ha risolto tutte in slogan. Quello è un pollo da batteria, quello è un falsone, quello mente sempre, quello è un condannato. Per esempio, dimenticandosi di dire che se vogliamo giudicare sul livello dei condannati, anche Grillo è un condannato, quindi in appello, tra l'altro. Quindi non è così che si risolvono i problemi. Riducendo tutto a slogan e a io sì, tu no o viceversa, si resta nella palude. Difatti, Di Battista, se fosse io, se avessi un'azienda, lo assumerei. Ma Perché? perché è una bella faccia, è un Anche bell'uomo. lei con le facce. Sì. Beh, ma non mi dica. Non mi dica che non ve ne siete accorti, perché il regista. Il Ma magari il regista. primo piano è Il diverso, sai, io ce l'avevo qua di regista, il fronte. Mi è regista sembrato un suo. ragazzo molto giovane. Il regista ha inquadrato molto più lui che Ma lei. meno male, questo mi rilassa. L'ho interrotta, mi No, scusi. quello che. No, L'assumerebbe per quindi, perché ha una carità. bella faccia, Quello, ma perché adesso a parte Di concetti Battista, semplici. concetti molto troppo semplici. Quello che a me preoccupa e anche inquieta, anche dispiace, è vedere che tanti giovani come Di Battista, che sono entrati in Parlamento sinceramente animati dallo spirito di cambiare qualche cosa o molte cose, sono tenuti in frigorifero da una coppia di furbacchioni, mi permetta di definirli così, che li tengono lì. Lui ha detto abbiamo depositato una proposta di legge e nessuno se n'è accorto, ma nei mesi che sono arrivati dall'inizio della legislatura hanno sempre detto no, 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 non hanno mai votato qualche cosa che gli piacesse perché non vogliono essere mescolati nel gioco, perché il loro gioco, non di Di Battista, ma di chi stabilisce la linea, è proprio che tutto vada peggio che si possa perché poi ci siano le elezioni e dal 25 magari arrivino ancora più su. Lo trova Lo pericoloso? trovo molto pericoloso, lo trovo in un momento così difficile, non Di Battista, ripeto, tiriamolo fuori. In generale, quando si dice la gente non arriva alla fine del mese, bisogna provvedere, i 7 miliardi li paghiamo noi, eccetera. Questi siano stati in frigorifero per dei mesi, con gli scontrini del rimborso spese, che è un po', che va benissimo, ma è un po' poco. Quali pericoli vede? Guardi, Daria, quello che hanno fatto in questi giorni in Parlamento è squadrismo. Si chiama così, è squadrismo. È quello che ha detto Renzi. Eh beh, io non lo sapevo, ma ha ragione Renzi a dirlo e lo dico anch'io. Sa che è ancora peggio? Che è squadrismo inconsapevole. Quando Di Battista dice sono nato nel 78, si figuri il fascismo. Bene, lui non lo sa, ma il fascismo era così. Il fascismo era antiparlamentarista, movimentista, voleva la piazza e voleva portare la piazza in Parlamento. Ci sono dei discorsi di Mussolini dove queste cose vengono. Potrei trasformare quest'aula sorda e grigia in un bivacco di manipoli, il famoso discorso di Mussolini. Di Battista, e non lui, molti di quelli che non sanno che cos'è stato il fascismo, ripetono quegli stilemi. E La devo questa. interrompere, mi perdoni Augias, ma riprendiamo tra pochissimi minuti con Corrado Augias, grazie. Inconsapevole, quello di certe espressioni del Movimento 5 Stelle. Perché la mia idea è forse sbagliata, ma basata su alcune gaffe e lacune che sono state mostrate, è che questi giovani, anche pieni di sincero entusiasmo, non sappiano poco di quello che è successo in Italia tra il 19, diciamo, e il 45.
e anche forse dopo, sappiano poco e dunque, senza saperlo, imitino dei comportamenti che ci hanno portato alla rovina, che erano appunto... Io credo che sia più pericoloso un fascista inconsapevole di un storace, di un La Russa, che sono fascisti dichiarati, i quali lo fanno per ragioni loro, di nostalgia, di rancore, di rivalsa, ma lo fanno e sanno che cosa stanno facendo. Temo, è un'opinione, temo che molti di costoro non sappiano bene che cosa stanno facendo. Ma che qual è secondo lei il gesto fascista, l'atto fascista? Il gesto fascista è, per esempio, dire boia al Presidente della Repubblica. Non si può. Non si può. Boia è un sostantivo terribile, terribile. Non si può dire boia al Presidente della Repubblica. Non si può parlare in aula e indicare il proprio sesso alludendo a una votazione. Non si può fare in un'aula di Parlamento. Non succede da nessuna parte. Non si può insultare la Presidente della Camera chiamandola zombie morta di sonno. Non va bene. Sa perché non va bene? Perché non serve a niente. Non serve a niente, è uno sfogo. Uno si sfoga in piazza e dice vaffanculo, come hanno detto in coro per giorni e giorni. Ma in Parlamento non ci si può sfogare. Il Parlamento è il luogo dove dovrebbe prevalere la ragionevolezza. Dovrebbe, forse in quel dovrebbe che si è insinuato la mancanza di rispetto per il Parlamento, perché lei sa che ci sono responsabilità di chi è stato eletto in Parlamento. Ma si figuri se non so che Parlamento se un movimento ci sono giovane dei pregiudicati. Vuole provocare. Daria Bignardi, mi ascolti. Io so benissimo che Berlusconi è un pregiudicato, che dovrebbe stare in galera, in un paese normale, starebbe in galera. Ma nel momento in cui Berlusconi ha 7 milioni di voti che lo sorreggono, io che voglio cambiare le cose, che devo fare? Devo separare la realtà giudiziaria del pregiudicato che dovrebbe stare in galera. Però non lo dico più questa cosa, dovrebbe stare in galera, perché io vorrei che nessuno tra virgolette. In galera. No, a 77 anni poi. No, cosa mi servirebbe la galera? Dai. Ai domiciliari. No, perché queste frasi, sa, poi sono un po' abusate. Volevo fare anch'io un po' di comizio, scusa. No, non faccia il comizio, dai, facciamo... Allora... Non diciamo slogan, dice nessuno. Cancelliamo dal verbale. Bravo. Io so benissimo che lui, a norma di diritto, dovrebbe stare a casa sua. Meglio. So anche che ha 7 milioni di voti. Allora, se io voglio cambiare le cose, devo farle con lui. Perché lui è il depositario di quei 7 milioni di voti. Quando qualcuno ha detto doveva mandare i capigruppo, ma le pare a lei che i capigruppo possono andare, i due capigruppo di Forza Italia possono andare a discutere una cosa del genere? Io adesso le stavo chiedendo un'altra cosa, Corrado Augias, per capire, cioè gente giovane, parliamo del Movimento 5 Stelle perché... Era qui Di Battista, insomma gente giovane che non è mai stata in Parlamento, che non ha imparato a rispettarlo anche perché ha avuto degli esempi poco edificanti dal Parlamento. Assolutamente. E che dice dobbiamo cambiare tutto, cioè la rivoluzione ogni tanto si fa. Io adesso devo fare l'avvocato del diavolo. Cosa dovrebbe fare secondo lei? Come dovrebbero cercare di cambiare le cose senza fare come lei pensa... di cadere in quel rischio di fascismo inconsapevole. Sa perché è successo quello che è successo alla Camera? Perché se questa riforma elettorale va in porto, e temo che non ci andrà, se questa riforma elettorale di impostazione bipolare va in porto, il movimento di Grillo non è che scompare, recede al suo livello fisiologico, che non è il 24%, è il livello fisiologico di tutti i movimenti che ci sono nel mondo che incarnano, danno rappresentanza politica alla frangia scontenta, che è intorno al, diciamo, 10%.
Quello è il livello fisiologico del Movimento 5 Stelle, così come il livello fisiologico di una Lega è il 5%, 6% territoriale. Questa è la spiegazione politica di quello che è successo in Parlamento. Il timore che questa legge di impostazione bipolare vada fino alla fine. Perché lei dice che non passerà? Sembra che invece perché sia... Perché oggi c'è già stato quel brutto segnale. Vabbè, 20 brutto franchi segnale. Tiratori, non sono insomma, pochi. Insomma, temo la palude, perché... Insomma, si è innamorato di Renzi anche lei. No, guardi, Renzi mi piace e non mi piace. Renzi io lo stimo, credo che sia un bullo fiorentino, molto, però come spesso sono i bulli che vanno avanti proprio come carri armati, Renzi è riuscito a fare una cosa che sono 10 anni che ne parliamo e nessuno c'era mai riuscito, cioè a sbloccare una situazione a costo di fare il patto con il diavolo.